Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Campora San Giovanni, alla Farmacia De Grazia, per un'iniziativa, ripeto, molto lodevole, che è la presentazione del libro di Salvatore Garbato, che ha a che fare proprio con il make-up. Ma è un make-up particolare, dedicato alle persone, alle donne, che hanno purtroppo subito o stanno subendo una disavventura, diciamo, medica, sanitaria, che è quella magari di una leucemia, di un cancro. Vicino a me, tra l'altro, abbiamo Roberta Elena Cello, che è fortunata a essere, diciamo, viva, ed aver combattuto e continuare a combattere, perché secondo me questa battaglia non si finisce mai di combattere. Dentro probabilmente hai sempre una lotta, e questo poi ce lo dirai tu. Infatti io vorrei darti proprio la parola in qualità di testimonial, perché oggi sei qua per testimoniare che non solo ce la puoi fare, che ce la si può fare, ma soprattutto perché è bello prendersi cura di se stessi anche in un momento particolare della vita, che sicuramente può fortificare e sarà di passaggio. Buonasera a tutti. Come dicevo poc'anzi ad Angela, dico: Angela, sai, a gennaio ho conosciuto Salvatore e mi fece capire in modo molto garbato, non solo grazie, il suo nome, che c'era qualcosa in me che non andava, non mi vedeva bella. E quindi ha iniziato giù a darmi qualche consiglio. Angela mi ha prestato il manuale e l'ho letto. Oggi, quando mi ha vista, mi ha detto: mamma mia, quando sei bella. Io consiglio questa lettura a tutte le persone che, come me, sono pazienti oncologiche, che hanno subito un dramma, perché è un manuale che, vi garantisco, vi aiuterà tantissimo. La luce, vi ridà luce, forza, sicurezza, perché anche speranza, sì, sicuramente. È un piccolo manuale che ti aiuta a farti capire che non è finita, che puoi ancora essere bella, che puoi risplendere. Basta solamente dei piccoli accorgimenti che Salvatore, garbato come lui, ha saputo darmi e vi saprà dare anche a voi, ne sono certa. È bello parlare proprio, secondo me, anche dei colori, perché nella vita la cromoterapia è molto importante, quindi tu che sei un make-up artist, penso, conosci benissimo i colori, quindi sai, magari un colore può dare anche la voglia di vivere a una persona. Può dare anche dell'energia un colore, però vorrei che parlasse la dottoressa Angela De Grazia, che è colei che ha voluto anche questo pomeriggio a Campora San Giovanni. Quindi grazie pubblicamente, un attestato di stima a tutta la Farmacia De Grazia, che si presta in queste iniziative di sensibilizzazione. È una farmacia che io frequento da molti anni, anche con il dottore Aristide De Grazia, che vorrei ringraziare la sua memoria, perché veramente è una famiglia sensibile, vicina a queste problematiche, dove dà un bel supporto. E allora parliamo con la dottoressa De Grazia, che oggi è qui in veste ufficiale, alla quale chiediamo davvero questa iniziativa unica, perché io non ne ho mai vista in zona. Dovrebbero essere moltiplicate, come sono stati moltiplicati gli sforzi vostri a essere qui oggi, e magari farla itinerante anche non solo in farmacia, ma farla in luoghi dove le donne possono sentirsi finalmente libere, di non sentirsi malate, ma anzi, questa è una cura, secondo me questa è una cura dell'anima. Io vi ringrazio tutti quanti, innanzitutto ringrazio Salvatore per le belle parole, anche per la memoria di mio padre, che chiaramente mi hai fatto commuovere. Sì, questa, appena Salvatore, diciamo, mi ha proposto di presentare anche qui da noi, come lui ha già fatto in altri luoghi, il suo manuale, sono stata felicissima, anche perché questa farmacia ha appena cominciato anche un percorso in cui, diciamo, fra qualche tempo saremo certificati come farmacia oncologica. Quindi abbiamo cominciato proprio un corso di specializzazione e avremo questa certificazione proprio per cercare di aiutare tutti coloro che possiamo, tutti coloro che vorranno venire qua da noi con qualche consiglio in più. Sapranno praticamente di trovare, ecco, dei professionisti formati con i quali poter parlare di tutto, di problemi legati alla malattia, ma anche di problemi psicologici piuttosto che dermatologici, cosmetologici.
Questa è un'ottima cosa perché comunque è tutto un iter, penso, sia quello psicologico che quello, insomma, della malattia fisica. Voglio fare un'ultima domanda a Salvatore. Sì. Quando una donna, diciamo, si rivolge a te, sia che affronti una malattia piuttosto che invece decida di farsi bella per se stessa, qual è il ringraziamento più bello che ti senti di voler comunicare agli altri? Allora, innanzitutto, come dicevo poc'anzi, per quanto riguarda questo progetto che aiuta anche a dare un accrescimento alla propria autostima, a me la cosa che mi riempie di gioia quando vedo che la donna, a prescindere dalla parentesi della malattia o meno, la donna si sente gratificata, si sente femmina, si sente bella. Ecco, si piace a se stessa soprattutto. Questo è importante perché comunque nasce tutto da quello che è dentro di noi, poi lo si porta fuori con il make up, però è bello sentirsi forti e sicuri. Vorrei che la dottoressa concludesse con un gesto importante, con una parola importante che ha da dire. Io, oltre Salvatore, ovviamente volevo ringraziare Roberta, perché è nata proprio così, anche in maniera molto spontanea, molto sincera, questa sinergia, perché mentre Salvatore mi parlava appunto di venire qui a presentare il libro, quel giorno è entrata Roberta e allora mi è venuta immediatamente diciamo, l'idea di devolvere i fondi all'AIL, anche perché Salvatore era un mio carissimo amico. E abbiamo fatto tante cose insieme e quindi ecco, mi è sembrata così, non lo so, l'ho visto quasi quasi come un segno, che quel giorno, diciamo, è venuta in farmacia Roberta e da questa è nata tutta questo pomeriggio praticamente che abbiamo organizzato insieme con lei. La ringrazio e speriamo di avere seguito. Io penso che le cose non avvengono mai per caso, quindi di conseguenza questi incontri che sembrano fortuiti in realtà sono forieri di belle cose. E la positività si vede nei vostri volti, nel volto di Roberta che è sorridente, forse anche perché è stata truccata da Salvatore, quindi che è bravissimo, e poi perché la dottoressa ha detto delle parole stupende e meravigliose, quindi cerchiamo di incontrarci anche su questo. Speriamo che questo progetto vada avanti e che possa essere diffuso a carattere non solo locale ma anche nazionale, perché è bello pensare che questo tuo manuale possa girare l'Italia e, perché no, possa dare felicità, perché la felicità è anche questo, nelle donne che hanno voglia ancora di vivere, ma soprattutto di sentirsi belle dentro e quindi farlo vedere anche fuori. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Campora. Grazie.